Un saluto da Baku, dove è in programma un emozionante weekend di gare tra meraviglie medievali e moderne. Benvenuti al Gran Premio dell'Azerbaigian. I piloti si daranno battaglia per le strade del circuito cittadino di Baku, un tracciato contraddittorio, dal lungo rettilineo che premia una bassa resistenza aerodinamica alle curve strette in cui la deportanza è fondamentale. Le squadre dovranno trovare l'equilibrio vincente. La stagione è quasi al giro di boa e la domanda sembra inevitabile: cos'altro avrà in serbo per le scuderie? C'è un solo modo per scoprirlo. Non c'è nulla come un weekend di Formula 1. Oggi assisteremo all'ultima sessione di prove prima di dare finalmente il via alle qualifiche. Chi diceva che ogni secondo è importante non ha mai partecipato a una gara di Formula 1. Qui le posizioni possono dipendere da un millesimo di secondo. I piloti in gara oggi sono tra i migliori al mondo, ma i margini sono persino più risicati e di certo non c'è alcuno spazio per gli errori, come avrete intuito. Non c'è molto altro da dire, possiamo cominciare!
And radio check when you can. Radio check, okay. So we need to push. Copy. We should slow down. Copy. Push. Copy. Here's TRS. Yeah. We can push a bit more. All good. Thank you.
Copy. DRS is disabled, DRS disabled. Okay. Radio check, Carlos. Yeah, can you hear me? Green light. Thank you.
Radio check, Charles. Radio check, okay. La tensione continua a crescere. Inizia il giorno della gara. Prestazione di livello in qualifica per la Ferrari, che potrà sicuramente sfruttare il risultato a suo vantaggio durante la gara. Red Bull è stata semplicemente spettacolare durante le qualifiche. Vedremo se sarà in grado di ripetersi nella gara di oggi. Oggi il cielo è più grigio e nuvoloso che mai. Ciò significa che la gestione delle gomme potrebbe fare la differenza nel corso della gara. E ora prepariamoci a vivere tutte le emozioni del Gran Premio dell'Azerbaigian.
Mentre i piloti prendono posizione in pista, nel cielo si intravede qualche nuvola. E ora Charles Leclerc. Ha il secondo posto in griglia, ma tutto può facilmente cambiare nel giro di pochissimi secondi. E più indietro c'è Sainz. Non è a ridosso dei primi come sperava, ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. Solo pochi secondi all'avvio della gara. Siamo pronti per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Si spengono le luci e via, partiti! La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. You were very strong out there. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Virtual safety car deployed. Copy. C'è un incidente. Diamo un'occhiata al replay. Rivediamola, è Pierre Gasly. Ed ecco lo schianto. La squadra si dispera. Si chiederanno come sia. Okay. Thank you.
missile deployed. Deployed. Copy. So virtual safety car ending. Virtual safety car ending. DRS enabled. DRS enabled. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Oh, che botta! Ecco il replay. Rivediamola. L'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Per fortuna nessun altro è rimasto coinvolto. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. So safety car deployed, safety car deployed. Stay positive. Copy. And it will be DRS off. Diamo un'occhiata. Vediamo, ecco George Russell. Ecco il contatto, sì, succede di tutto in pista.
safety car in this lap. Yeah. So we need to push. Copy. C'è stato un incidente, una sola auto coinvolta. Vediamo cos'è successo. Rivediamola, l'Alfa Romeo è rimasta coinvolta. Safety car ending. Oh, la Ferrari sale di una posizione. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. At the moment, we are the fastest car on track.
very full grip. I don't know why. Okay, understood. How are the temperatures? Confirm and box. Yeah, box. It was a very good lap. And it will be DRS off. So there was a crash. Copy.
car in this lap. Safety car in this lap. Yeah. Slow down now. Copy. Oh, la Ferrari sale di una posizione! La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione! Five laps to go. And also lift off. Yeah, all good. We should slow down. Copy. And DRS enabled, DRS enabled. And last lap. And check it flag. Let's go, come on! Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio! È stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc. Non c'è mai stata squadra più meritevole del podio. L'entusiasmo è alle stelle.
Oggi il pilota monegasco ha dimostrato quanto vale con una prestazione.